all'angolo. Ronaldo chiama la curva, ma la palla è in palla. Di pochissimo. Dai, che sono palla. Seguiamo questo calcio d'angolo e poi ci dobbiamo fermare, ma diamo la priorità chiaramente a quello che succede in campo. Guarda Ronaldo di quanto ha mancato il pallone. Spinazzola ha fatto un'azione mostruosa sulla sinistra, se ne è avuti due. Calcio d'angolo, va Bernardeschi, quindi palla ad uscire. Come piacevano al buon Bettega. Bernardeschi, palla in mezzo, spizzata, rimane lì, gol! Ma intanto io ho annullato il gol! Vai! Annullato il gol! Ma non cominciamo così! Annullato il gol, un attimo, adesso cerchiamo di capire. Ma non cominciamo così! C'è già una mezza... Ma non cominciamo così! Allora, cerchiamo di capire adesso perché questa decisione... Questo gol annullato, c'è chiaramente un po' di proteste in campo, direi... Rivediamo la... Stiamo rivedendo, vai Bernardeschi, Francesco. Palla dentro. Ma dov'è? Non c'è nessun fallo sul portiere. No, è Oblak che perde la palla da solo. Ronaldo lo tocca. Ronaldo qua con la palla in mezzo di Spinazzola. Poi c'è anche una spalla di Saul. Oblak trattiene il pallone. Ronaldo gli va in mezzo. Non è cattiva l'entrata, no, però c'è la gamba. Puoi mai toccare il quello perché adesso dobbiamo pareggiare anche i gol annullati a loro all'andata, capisci? Ah, per quello dice. Hanno fatto così tanto casino i colcioneros. Non è cattivo perché lui va con la piede da solo. Allora, intanto stanno ancora controllando. Il gioco pericoloso comunque. L'arbitro continua che stanno controllando con un silent check. Adesso rivediamo ancora l'azione Spinazzola di testa, poi c'è una carambola sulla spalla di Cocchi. Ronaldo va sul pallone. La palla non era trattenuta, non secondo è trattenuta me, dal portiere. Ronaldo non va contro il portiere, Ronaldo va sul pallone. Ovviamente dobbiamo aspettare la decisione adesso, esatto. Perché ve la diamo chiaramente in diretta, quindi non c'è problema. A me ricorda Chievo-Juventus, quando il Ronaldo è andato sul Sorrentino, e poi gli aveva fatto sì, molto ti ricorda male. Prova ad anticipare il portiere che... ce l'aveva in mano però. Gol annullato, confermato. Paradossalmente, secondo me, se tu riuscissi a portare la partita, ovvio che se segni adesso è meglio, chiaro. Però se tu riuscissi a portare la partita sullo 0-0 ancora al 60esimo, secondo me non sarebbe una cattiva idea. Al 60esimo? Perché lì puoi fare poi mezz'ora Frank, senza... Bisogna vedere se, come stiamo. Perché se Francesco, ma non puoi programmare emotivamente questa cosa. Non la puoi programmare emotivamente. No, ti sto dicendo... Cioè tu dici al 60esimo non devi perdere la Juve è partita molto alta, no? Però col fatto che parti molto alto puoi segnare ma puoi rischiare un contropiede. È meglio che sbilanciarsi adesso può avere un... Cioè loro hanno fatto all'andata due gol in 5 minuti. Ora quello intendo, cioè non che devi fare la stessa partita loro, però può riuscire una roba del genere. Sei fermo! Ancora Morata che sbaglia l'appoggio, Emre Can recupera un altro pallone, Bernardeschi può servire sulla sinistra Spinazzola, non lo fa, si porta la palla in fondo, palla in mezzo, secondo palo! Cristiano! Abbracciatevi per questo gol della Juve, Cristiano Ronaldo. La palla della Bernarda! Apre tante porte. A parte la Bernarda. Ronaldo, nelle partite che servono, è arrivato il primo gol. Allora adesso andiamo avanti. Al 14esimo cross. Con calma. Facciamo ordine, Carlo. Arrivo subito. Allora, 1-0 per la Juve, gol di Ronaldo. Bernardo e Bernardeschi, lo specifichiamo. Sì, tanto per evitare... Siamo gasati. Non è un 50%, ma si può passare dai supplementari. Calmi, dicono in studio. Calma, dietro, ragazzi, perché se ne sfugge uno devi farne quattro. Ancora dai ragazzi, veloci, facciamo girare la palla, Pjanic, bene. Con Bernardeschi, la Bernarda, riportata sul sinistro, limite dell'area, punizione interessantissima, per favore Cristiano lascia la palla lì, vengo là, perché c'è la Bernarda che è mancina, bravo Bernarda, e Pjanic che è il pianista, e allora seguiamola questa punizione con Marcello che si è spostato di location. Posso vedere. Ci vuole Marcello, va bene, allora adesso la seguiamo questa punizione interessante per la Juve, occidentali con... scarma, sì, esatto, quasi insomma
filosofie orientali che si sprecano. Allora, raccontiamo. Dai, 23 gol di Cristiano Ronaldo contro l'Atletico Madrid. Ronaldo non si toglie dalla palla. Perché non si toglie? Vuoi darmi torto, Cristiano? Fallo? Dammi torto. Dammi torto. Fallo? Ma cosa ti... Dammi torto. Concentri. Dammi torto. Karma. Ma come fai l'impegnato? Dammi torto vuol dire sbaglia quello, cioè fammi capire. La Bernarda. Attenzione. La Bernarda. Attenzione. Allora, 32esimo minuto, palla Bernarda sulla destra, 10 metri fuori dall'area di rigore. La difesa dell'Atletico Madrid è schierata. Dall'anno prossimo ricordiamo che non ci potranno essere in barriera giocatori avversari sulla prossimo punizione. Adesso ci sono Bernardeschi. Bernarda! Fuori fuori alto di sopra la traversa. Poco. Sono il corner quindi dell'Atletico Madrid e spazzano lungo ancora, ma c'è Chiellini sulla palla di testa. Anticipa benissimo. Matuidi, serve Pjanic. Ancora ragazzi, dai Milan. Allarga sulla destra, bene per Bernardeschi. Dopo quarti di campo, lato corto di destra, Cancelo. Uno contro uno, servito Bernardeschi, può entrare sul sinistro, tirare, tiro! Deviato, calcio d'angolo. Deviato. È migliorato. Benissimo campo, Federico Bernardeschi, sì, che dimostra di avere due palle così. Scusate uno dei adesso la possibilità per Lemar, quindi a destra ancora per Koke. Un pallone messo in mezzo! Mamma mia, questa era l'occasione più grossa. Bonucci. Perché Morata, dimenticato purtroppo da Bonucci, si era venuto a trovare di testa davanti a Szczęsny. Bonucci. Praticamente è saltato fra Cancelo e Bonucci. Bonucci. Mamma mia, che spavento. In diagonale, ma... Se perso Bonucci. Dice Francesco. Se l'è perso Bonucci. Che spavento. Ha perso contatto con Morata, Bonucci. Bernardeschi, servito nella tre quarti, rientra sul sinistro, prova a tornare indietro, attaccato da Rodriguez. Palla dietro sulla destra, si porta a spasso il difensore dell'Atletico, si porta la palla sull'Atletico per Ronaldo, dentro il pallone! Per Mandžukić, deviato la difesa dell'Atletico Madrid, un attimo prima che Mandžukić lo spizzasse. È gol! È dentro! 2-0 Juve al 49. Facciamo il terzo! Ronaldo, servito da Dybala, limite dell'area, sinistro, si porta avanti il pallone troppo perché cercava l'ultimo esterno di sinistra per tirare, c'era saltando l'ultimo difensore che era rimasto, però pretende troppo perché il pallone poi Oblak rimane spaventato, sotto. Oblak ha la faccia di quello stesso. Spaventato. Guardalo bene. Contropiede non c'è una roba, una paura. Contropiede. Perché se li vede arrivare in contropiede. Innescato all'arbitro. Si richiudono le acque. Marcello nell'angolo disperato. Si erano aperte le acque, ma si sono richiuse. Ma c'erano deviazioni. C'erano deviazioni così qua. Sarà il gol della vita. Allora però se lo mangia sulla sinistra si porta vicino alla rigore. Entra dentro, se lo fa su destra. Gollo! Rigore! No! Rigore! Bernardeschi ha fatto un'azione pazzesca! Io lo ripeto per l'ennesima volta, questo ragazzo ha due attributi così. Allora, stiamo rivedendo però. Correa gli frana addosso. E inciampa. Rigore è tutta la vita, CR7. Correa. Non puoi mettere la mano in CR7. Tripletta 25. Non me lo dire prima. Allora, anche Carlo va a aggiungere un vagone. Ha inciampato lui. Allora, la mano l'ha messa, però guarda che è inciampato da solo. Ma perché ti metti Bernardeschi, inciampato da solo. La mano gliel'ha messa, ma io inciampato. Ho capito, però lui c'ha la sedia, io niente, dietro. Cioè, non ho protezione. Allora manteniamo l'ordine, che è un momento importante. Aspetta. Non dico niente. Aspetta. Non dico niente. Aspetta. Allora, seguiamo. Ma Gimenez, attenti, dovevano andare in gol all'andata. Ha munito intanto Gimenez le proteste. C'è
ancora il VAR in corso. C'è ancora il VAR in corso. Un momento drammatico per me, per noi. Per te. Sì, per un questo, popolo, per un popolo, per un popolo. Attenzione, Ronaldo sul dischetto. Siamo nell'era del popolo. 85esimo minuto di gioco. Ronaldo sul dischetto per il gol del 3-0. Sì, non dirlo. Non dirlo. Aspetta. Non dirlo. Aspetta. Non dirlo. Aspetta. Ronaldo parte. Fischiato. Parte Cristiano. Parte Cristiano! Che ci serve ancora per un po', però la gioia, attenzione.